Questa sera si tiene a Melpignano la 24esima edizione della Notte della Taranta. La manifestazione si tiene come sempre nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani. Noi siamo collegati con Gianvito Cafaro che sta seguendo l'evento. Allora, buonasera Gianvito. Quest'anno a causa del Covid non vedremo la solita folla alla quale siamo abituati. Quanti saranno gli spettatori che possono partecipare muniti di Green Pass o con il test di tampone negativo? Buonasera, soltanto 1000 ospiti in una piazza, in una location che di solito va oltre 50-60 mila, storicamente questo è un concertone che richiama alla fine dell'estate ormai tantissima gente, però ci sarà l'emozione, la storia, la tradizione popolare della pizzica innanzitutto e di tanti ospiti, Enrico Melozzi e Madame, maestri concertatori della manifestazione, poi ci sarà il trio del volo che si esibirà con la tradizione popolare salentina, aprirà un brano dedicato alla liberazione, quale liberazione ce lo dice una delle componenti, delle voci femminili dell'orchestra popolare Stefania Morciano. Che cos'è questo brano? Liberazione nasce da un'idea di uno dei maestri concertatori, che è Enrico Melozzi, è una pizzica inedita che parla proprio dalla liberazione dopo il lockdown, quindi dice la musica è tornata, possiamo stare ancora tutti quanti insieme, parla di questo, lui ha avuto quest'idea, noi insieme l'abbiamo plasmata con Enza, con soprattutto, e siamo felici di portare questa pizzica inedita come primo brano per aprire questa serata del concertone dell'orchestra. Questa è la nostra liberazione, speriamo quanto prima di poterci veramente ritornare a ballare, e a cantare, a suonare insieme, a fare dei bellissimi concerti con tante persone. Non si potrà ballare, bisogna stare seduti, c'è lo spazio anche per il tema delle donne con un brano della tradizione popolare e ce ne parla Enza Pagliara. Sì, uno dei brani tradizionali del nostro appunto repertorio è proprio Femmine Femmine. Ed è un canto, come tutti i canti tradizionali, sono architetture sonore, suoni, canti che partono dalla terra e vanno verso il cielo per urlare quali sono le esigenze. Quindi così come nel passato le nostre donne hanno chiesto libertà e dignità nel lavoro, le urgenze non solo del nostro territorio, ma in generale nel mondo, anche dell'Afghanistan in questo momento, sono quello di ridare libertà e di avere pace, per cui insieme appunto all'arrangiamento di Melozzi io ho scritto delle strofe che appunto ricalcano il tema tradizionale, dicono femmine femmine ausamula la luce per sta terra che sta chiede pace. Grazie, l'inizio alle 21.30, aprirà Albano, voce narrante della serata, linea a voi. Grazie Gianvito, allora buonanotte della Taranta.